Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Il maxi albero di Piazza Portanova a Salerno accende ancor più l'evento delle luci d'artista in città. Per questo weekend dell'Immacolata sono previsti almeno 300 pullman turistici e parte oggi il sistema di collegamento anche con le navette su corsia preferenziale nella strada che collega la zona dello Stadio Arechi verso il centro della città. Il primo servizio. ventisei metri di altezza con oltre 409.000 LED. Con il maxi albero di Piazza Portanova a Salerno si accende ancor più di magia la città di Salerno con il percorso delle luci d'artista. Con l'accensione di oggi del grande albero che catalizzerà migliaia di persone pronte a scattare foto con una delle attrazioni più gettonate, entra nel vivo la 14ª edizione dell'evento che già per questo fine settimana dell'Immacolata porterà a Salerno centinaia di pullman. E per gestire i grandi afflussi di auto e bus turistici, da oggi scatta anche il sistema di collegamento con le navette su corsia preferenziale dalla zona dello Stadio Arechi verso il centro cittadino e sul lungomare Colombo. Di conseguenza scatta il divieto di sosta e fermata a sinistra per consentire il passaggio delle navette. E quest'anno le cose stanno andando in un modo assolutamente lusinghiero. C'è questa iniziativa oggi di Coldiretti, che fa parte di quelle iniziative di cornice a luci d'artista, che credo sia particolarmente interessante e particolarmente riuscita. È un albero della Cuccagna, i più golosi sono contingentati, devono venire perché oltre a prodotti di eccezionale qualità c'è l'esposizione delle nostre qualità e eccellenze enogastronomiche. Insomma, credo che veramente valga la pena di un giro qui, spero che i turisti possano venire anche loro, mi sembra una cosa assolutamente in linea con l'impianto che abbiamo dato quest'anno a Luci d'Artista. L'inaugurazione di questo mega albero di 26 metri si darà un'accelerata all'evento di Luci d'Artista. Per questo weekend sono attesi tanti pullman, tanti turisti, un evento che entra sempre più nel vivo. Sì, ci sono richieste da capogiro di prenotazione per i pullman. Quindi ci predisponiamo a due giorni di grande entusiasmo, di grande affollamento, difficili naturalmente, chiediamo pazienza e comprensione ai nostri concittadini, però insomma è economia che gira. Insomma. Ovviamente non sono mancate critiche, c'è chi dice che non c'è un piano traffico e che ci possono essere difficoltà. Non è vero, non è vero. Le critiche ci sono, ma non è vero che non ci sia un piano traffico. Entreranno in funzione anche le navette, il prolungamento delle linee della metropolitana, degli orari della metropolitana, insomma si fa quel che si può, però voglio dire, quando c'è un tale massiccissimo ingresso di turisti e di visitatori, c'è necessariamente una qualche disfunzione della quale facciamo ammenda, ma chiediamo ai nostri concittadini di essere comprensivi, è economia che gira e serve alla città. A proposito di viabilità, di traffico, si annuncia tolleranza zero per divieti di sosta e doppie fila, soprattutto in pieno centro, specialmente per questo periodo delle luci d'artista. Proprio ieri i militari del radiomobile e dei carabinieri di Salerno, assieme alla CIO del 12esimo Reggimento Sicilia e alla Polizia Municipale, hanno elevato numerose contravvenzioni. Sono state 13 le contravvenzioni elevate per sosta vietata, con 9 rimozioni di auto su via Roma. Questo è solo un primo bilancio dell'intervento avvenuto ieri mattina che proseguirà anche durante questo fine settimana, dove è previsto un afflusso di visitatori consistente in città per le luci d'artista. Ed anche questa mattina i vigili urbani di Salerno sul lungomare Colombo, dove oggi e domani una tratta di strada è riservata al passaggio delle navette per le luci, hanno dovuto non solo contravvenzionare diverse auto in divieto di sosta, ma anche provvedere alla rimozione con carro attrezzi per liberare la corsia di sinistra che dovrà essere utilizzata per la marcia delle navette. Il personale dell'ufficio prevenzione, nell'ambito dei controlli proprio disposti dal questore di Salerno durante questo periodo delle luci d'artista, in particolare gli agenti della sezione volanti, hanno arrestato nel quartiere Pastena un 31enne pluripregiudicato per reati specifici e un 30enne, entrambi salernitani, per concorso in furto aggravato. L'arresto è scaturito da una segnalazione di un cittadino che indicava la presenza di due giovani, i quali
dopo essere entrati all'interno di un cortile privato nelle adiacenze delle strade dove sono allocate le luminarie, avevano perpetrato un furto a bordo di una Fiat 500. Gli agenti delle volanti hanno bloccato i due, che sono stati trovati in possesso di una borsa tipo 24 ore danneggiata ed asportata poco prima dalla vettura che era stata segnalata. I due giovani, accompagnati negli uffici della questura, sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E come sentivamo, il meglio dell'agricoltura salernitana, prodotti freschi e di stagione, è stato inaugurato questa mattina nello storico spazio di Santa Pollonia a Salerno, alla presenza delle massime cariche della Coldiretti, il primo mercato coperto in giallo di Campagna Amica. 18 aziende, l'apertura ogni martedì e venerdì e, per quanti lo vorranno, anche la possibilità di fare la spesa a domicilio. Sentiamo. Il centro storico di Salerno si accende di giallo con il primo mercato coperto firmato Coldiretti Salerno e Campagna Amica. Filiera corta, un'attenzione speciale nei confronti del consumatore, ricerca di materie prime fresche e genuine da acquistare direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del prodotto. È stato inaugurato questa mattina nello storico spazio di Santa Pollonia alla presenza delle massime cariche della Coldiretti, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda, del segretario di Campagna Amica Carmelo Troccoli, del presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo, del direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano. 18 aziende ogni martedì e venerdì offriranno la possibilità ai consumatori di scegliere prodotti d'eccellenza, prodotti stagionali a chilometro zero e, per quanti lo vorranno, ricevere anche a domicilio la spesa. Un mercato coperto che ben si inserisce anche nel percorso delle luci d'artista. Un mercato coperto dove i consumatori potranno trovare il meglio dell'agricoltura salernitana con prodotti freschi e di stagione. Un'occasione per tutta la città, per i bambini, per le mamme, per i turisti che popolano questa città, per incontrare i nostri agricoltori, le eccellenze che si producono nelle campagne di questa splendida provincia. Un luogo di incontro, non soltanto un luogo dove venire ad acquistare prodotti, ma dove venire a conoscere qual è la straordinaria cultura delle nostre campagne, le nostre tradizioni, come si è tramandato nel tempo il saper fare dei contadini italiani. Un progetto che stiamo portando avanti in tutta Italia, è il 60° mercato coperto che apriamo in Italia col Diretti con Campagna Amica, proprio per offrire un modo nuovo di fare la spesa e di acquistare i prodotti dell'agroalimentare italiano, quindi sostenibilità, economia locale, economia circolare, grande rapporto tra i consumatori e gli agricoltori. Poi in questo posto storico di Salerno credo che è un valore in più per la città, ma soprattutto per le nostre aziende che invadono la città di Salerno, che ci ha dato tanta possibilità di poter mostrare al consumatore salernitano la possibilità di apprezzare il nostro grande lavoro che c'è dietro a questi prodotti. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere sempre di più valorizzata. Sarà questo il primo esperimento che stiamo facendo sui mercati coperti dopo le esperienze dei mercati pubblici. Dopo di questo seguirà Napoli, Benevento, Avellino, dove stiamo cercando di creare una rete dove tutti i consumatori di questa regione possono trovare un momento di incontro per confrontarsi col cibo. Vito Busillo, per fortuna in questa terra abbiamo tante eccellenze, tanti prodotti di qualità, ma spesso i consumatori a tavola se ne dimenticano. È un mercato come questo al coperto, è l'occasione per ribadire quante prelibatezze abbiamo, no? Non c'è dubbio, ma è importante anche il rapporto che Coldiretti ha con il consumatore. Questo è anche un momento diretto di rappresentare le nostre eccellenze, come dicevi tu, la nostra qualità, la nostra distintività. Quindi un processo che mette in piedi un percorso di qualità e un percorso che guarda soprattutto innanzitutto alle giovani generazioni. Immaginiamo che tutto l'aspetto dell'educazione alimentare, della dieta mediterranea, tutti aspetti che oggi noi conosciamo ma che spesso il consumatore se ne dimentica. C'è una bellissima indagine fatta dall'Eurobarometro a livello europeo che ha chiarito che i consumatori si fidano dopo che diciamo, gli scienziati per l'86% si fidano innanzitutto delle organizzazioni di categoria e nello specifico in Italia soltanto di Coldiretti, perché è un elemento di distintività. Quindi mettere insieme territorialità, qualità, prodotti a marchio e rapporto consolidato con i consumatori è l'elemento diciamo, di novità, ma anche poi consolidare, come dicevo, tutto l'aspetto dell'educazione alimentare. In questo vorrei anche
sottolineare il fatto che noi abbiamo fatto ultimamente un protocollo di intesa con l'Ordine dei Medici che ci porta in tutte le scuole, ci porta attraverso i nostri laghi chef a dialogare con le nuove generazioni e con le future generazioni. C'è un solo rappresentante salernitano nella nuova società che gestisce con GESAC l'aeroporto di Salerno. È il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete. L'aeroporto di Salerno è tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso della prima puntata di Faccia a Faccia che TV Oggi dedica agli approfondimenti politici. Confronto che ha visto protagonisti i consiglieri regionali Franco Picarone e Michele Cammarano. Sentiamo. È il presidente della Camera di Commercio di Confindustria Salerno, Andrea Prete, a rappresentare e tutelare la componente salernitana dell'aeroporto Costa d'Amalfi nella nuova gestione nata dalla fusione tra la GESAC, gestore di Capodichino, ed il consorzio Costa d'Amalfi di Salerno, sotto l'egida della Regione Campania. Dell'aeroporto salernitano si è parlato anche nel faccia a faccia tra il consigliere regionale Franco Picarone e Michele Cammarano di 5 Stelle nella puntata che apre il ciclo di approfondimento politico che TV Oggi dedica a questo ambito in vista anche delle elezioni regionali che si terranno nel 2020. Non senza scatenare l'ironia e la reazione del presidente della Commissione regionale bilancio Franco Picarone, Michele Cammarano ha registrato come un risultato corale il salvataggio dello scalo salernitano. È un'opera strategica per la nostra provincia. Devo dire che anche la regione ci ha messo del suo, anche adeguando alcune Grazie. Opere infrastrutturali che dovevano in qualche modo essere realizzate. No, lo diciamo soprattutto a beneficio del presidente della commissione trasporti. Mi sembra una trasfigurazione della realtà. Però la firma è di Tornelli alla fine. Non vi impossessate di troppe cose che abbiamo fatto. Questa è la prima, se questa è la prima, immagino le altre. Vabbè, comunque. E quindi niente, secondo me abbiamo delle buone possibilità anche in futuro per fare poi quello di cui dicevate anche nel video, cioè in qualche modo implementare di molto il turismo sia nelle aree interne che nelle fasce costiere e di sviluppare anche quell'agricoltura di qualità che a noi molto spesso abbiamo che non riusciamo in qualche modo a veicolare per mancanza, voglio dire, anche di vie di comunicazione. Cosa importante, mi preme dirlo senza polemica, mi fa piacere che lui abbia a cuore le sorti dell'aeroporto, perché cambieranno le sorti del nostro territorio. Credo che sia una cosa molto importante soprattutto per la zona sud di Salerno, ma anche per la Campania e per i territori lucani e del Foggiano. Abbandono di rifiuti, furto e minacce ai dipendenti comunali. Ci sono due arresti a Cava dei Tirreni nei confronti di due persone che stavano trafugando materiale nei pressi dei capannoni dell'ex Cofima. Sentiamo. Sono riusciti a farla franca due individui presumibilmente dell'agro Nocerino, sorpresi giovedì mattina nei capannoni dell'ex Cofima ad abbandonare una grossa quantità di materiale pericoloso proveniente da qualche demolizione e al contempo a sottrarre illecitamente materiale ferroso. A cogliere sul fatto i delinquenti sono stati due operai del verde pubblico del comune di Cava dei Tirreni, che giunti sul posto per depositare provvisoriamente del frascame, mentre erano intenti nelle loro operazioni, hanno sentito dei rumori sospetti. I delinquenti nel momento in cui sono stati beccati avevano già caricato parte del materiale sul camioncino e dopo aver chiesto con modi duri ai dipendenti comunali di allontanarsi per farli andare via senza dover abbandonare quanto già caricato, effettivamente hanno tagliato la corda. Intanto prontamente informato ha raggiunto l'ex Cofima il capo servizio del verde pubblico Antonio Avallone, che a sua volta ha allertato la pattuglia degli ispettori ambientali, i quali, ancora ignari del fatto, hanno incrociato presso il varco dell'ex Cofima il veicolo in fuga con la refurtiva. Un episodio che lascia basiti per le modalità con cui si è svolto e che induce a riflettere sull'opportunità di adottare misure che impediscano al furfantello di turno di mettere deliberatamente in atto lo schetrame. Si registrano 5.000 persone ieri mattina in piazza Battipaglia per il presidio organizzato dai comitati per dire no agli impianti dei rifiuti sul territorio, ma intanto la lotta continua. Sentiamo.
Ed ora tocca alla politica la richiesta di interventi e fatti concreti per le piaghe di rifiuti, roghi e miasmi. Combattipaglia che ha detto basta è scesa in piazza con migliaia di cittadini e studenti che in corteo sotto la pioggia hanno espresso per la seconda volta in poco più di 2 anni il loro malcontento e il proprio diritto di poter respirare, aprire le finestre e sentire aria pulita. Un grido e un segnale lanciato per chi ha detto sì alla partecipazione alla pacifica protesta organizzata da comitati e associazioni ambientaliste che da anni si battono. Con loro ad alzare la voce e esporre striscioni e cartelli, alunni e genitori, commercianti e agricoltori, tutti uniti in una piazza Mendola gremita di ombrelli ma ancora vogliosa di combattere, che ribadisce i no al nuovo sito di compostaggio, alla puzza, dice sì ai controlli nelle aziende operanti sul territorio, basta però alle promesse, commentando le dichiarazioni nelle ultime ore del presidente della regione Vincenzo De Luca, mai più siti di rifiuti a Battipaglia. La lotta continuerà su tutti i fronti con le prossime settimane, che serviranno anche a capire l'orientamento dell'amministrazione comunale retta dalla sindaca Cecilia Francese, assente come aveva già annunciato ieri, e che ha preferito restare in municipio a pochi metri dalla mobilitazione per preparare un atto concreto, ovvero una variante sulla zona industriale, portando entro il 20 dicembre in consiglio comunale la richiesta di variazione delle norme tecniche attuative, cambiando le regole di dettaglio dell'agglomerato, tenendo quindi fuori le aziende di rifiuti. Un nuovo appuntamento quest'oggi della Casa del Diritto alla Salute, l'iniziativa che da 3 anni garantisce visite gratuite a persone in stato di bisogno. Il progetto fortemente voluto dal consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, con il coinvolgimento di numerosi medici e parrocchie della città di Salerno. Oggi appuntamento nella zona orientale della città, la parrocchia di Sant'Eustacchio. Sentiamo. Siamo al terzo anno, è un miracolo organizzativo possibile grazie al cuore grande di tanti medici, volontari, attivisti che hanno deciso di sposare questa causa. Superiamo le 1000 visite gratuite a persone in stato di bisogno in tante specialità mediche con il coinvolgimento delle parrocchie. Oggi siamo alla parrocchia di Sant'Eustacchio, siamo stati anche in centro a Piazza San Francesco, insomma. Una storia bellissima che viene da Salerno, dalla Campania, da un territorio dove il diritto alla salute spesso diventa un lusso per pochi, e noi lo stiamo garantendo grazie all'unione di tante anime dell'attivismo salernitano, quindi davvero un grande grazie a chi sta partecipando a questo progetto. Avete già in programma altre tappe? Sì, torneremo a Piazza San Francesco, quindi stiamo già organizzando una nuova tappa della Casa della Salute per gennaio e poi tante altre iniziative con un gruppo che ormai è un movimento vero e proprio di medici volontari che è a disposizione di chi purtroppo oggi per la colpa, e dico la colpa di non potersi pagare le cure, spesso rimane indietro e rischia la propria vita. Così non va bene, noi reagiamo in maniera concreta e operosa. E riprende da oggi anche il nostro viaggio nella buona sanità. Parliamo di una novità presente al Renzullo Centro di Riabilitazione di Sarno, il laboratorio di posturologia dello sport. Sentiamo. La riabilitazione come strumento per guarire da un infortunio, ma anche come mezzo per prevenirlo. È uno degli obiettivi del laboratorio di posturologia dello sport, attivo da qualche anno presso il Renzullo Centro di Riabilitazione a Sarno. Un approccio interdisciplinare e non multidisciplinare è la chiave di successo del laboratorio di posturologia dello sport. Nel laboratorio un'equipe composta da diversi professionisti contemporaneamente si mette al lavoro per esaminare l'atleta ed il confronto procura grandi vantaggi anche nella prevenzione, oltre che nella cura e nella risoluzione di un problema. Un esame clinico e strumentale valuta tutti i recettori interessati alla postura dell'atleta. I recettori interessati quali sono i principali? L'occhio, i piedi, l'apparato stomatognatico linguale, la cute con le sue cicatrici ed il vestibolo. Dal punto di vista delle figure professionali coinvolte, chi opera nel laboratorio di posturologia? Allora, c'è il sottoscritto come fisiatra, quindi che attua una valutazione funzionale dell'atleta. Poi c'è l'ognatologo che valuta l'apparato stomatognatico linguale. L'ortottista che valuta invece il recettore oculare, interviene anche il tecnico ortopedico ove mai ci fosse la necessità del confezionamento di soletti propriocettive o di plantari ortopedici.
In ultimo c'è anche il preparatore atletico, che si occupa sicuramente di migliorare le prestazioni degli atleti e, ma soprattutto, di far tornare l'atleta in tempo all'attività professionale sportiva. Dottore, questo laboratorio può essere d'aiuto anche nella prevenzione degli infortuni per gli atleti? Certamente, è importante per la cura dell'atleta con la ripresa dell'infortunio nel minor tempo possibile. Però lavorando in questo modo si permette alla macchina corpo dell'atleta di lavorare in maniera quanto più fisiologica possibile. Quindi si fa in modo che tutte le fasce muscolari, tutte le articolazioni lavorino con meno stress possibile. Nell'ambito di questo approccio interdisciplinare, una valenza strategica è anche quella che viene occupata dall'ambito visivo. In che modo? Sì, il sistema visivo è molto importante sia per il settore della posturologia che nel management dell'atleta, perché per il sistema tonico-posturale, ad esempio, il ricettore visivo ha una duplice funzione, esterocettiva, cioè quello che viene dall'esterno, e propriocettiva, cioè le informazioni appunto propriocettive che vengono dall'interno fondamentalmente. L'esterocezione si valuta con la vista, quindi con i classici 10 decimi, mentre la propriocezione attraverso la motilità oculare. Sono aspetti molto importanti, ripeto, sia per il controllo posturale e sia per lo sportivo, sia per quanto riguarda l'aspetto preventivo, nella prevenzione quindi dell'atleta, e anche come miglioramento della performance sportiva. Dottor Riccardo, ci può fare un esempio di come questo tipo di approccio, questo tipo di analisi può aver aiutato un paziente del Renzullo Centro di Riabilitazione? Sì, ci è capitato proprio di recente un paziente atleta che aveva un disturbo della convergenza oculare e aveva una sensazione di instabilità quando faceva determinati gesti atletici. Eseguendo quindi la riabilitazione ortottica, il paziente è tornato dopo un mese e ci ha riferito che è migliorata notevolmente la sua performance sportiva, e quindi ne è anche felice il suo allenatore, naturalmente. Costano 12 euro ma valgono tantissimo, perché aiutano la ricerca nella lotta contro le leucemie, il linfoma e il mieloma. Nelle piazze di Salerno e provincia da ieri, ma anche oggi e domani, ci sono le stelle di Natale dell'AIL. Anche a Salerno, nelle piazze, organizzata dalla sezione Marco Tulimieri di Salerno, sarà possibile trovare le stelle di Natale, ma quest'anno, in occasione dei 50 anni dell'associazione dell'AIL, si potranno acquistare anche i sogni di cioccolato, una confezione di cioccolattini prodotti e confezionati per AIL da Venchi, l'azienda leader nel cioccolato di qualità. Ogni cioccolattino rappresenta il sogno di un paziente che rischia di essere spezzato da un tumore del sangue e che, grazie al sostegno di tutti e al lavoro costante dell'AIL e dei volontari, potrà realizzarsi. Inoltre, quest'anno ci sarà anche un nuovo punto AIL, e precisamente anche negli spazi antistante la ruota panoramica in Piazza della Concordia, con la possibilità di avere uno sconto per chi acquista in quella postazione un gadget dell'associazione. L'iniziativa solidale dell'AIL negli anni ha permesso di destinare fondi al finanziamento della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria nel trattamento dei tumori del sangue. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dalla città di Salerno agli Stati Uniti, all'Actor Studio di New York, fino agli Oscar, calcando i red carpet più importanti dello star system internazionale, stretto però in un legame fortissimo con la sua terra e con le sue radici. Un nuovo straordinario dialogo tra cinema, teatro e fiction, con l'attore e scrittore salernitano Yari Gugliucci, special guest di Divagazioni, la rassegna promossa da Salerno Vittoria Spazio Cultura presso gli spazi del ristorante McDonald's del Palazzo Natella di Via Roma. Ieri l'appuntamento con l'attore salernitano. Sentiamo. È un anno fortunato. Poi quando c'è la parola Salerno, Vittoria, no? Cioè, cultura, già il titolo. Yari Gugliucci un po' meno. No, è un anno forte, è stato un anno fortunato, sicuramente ho raccolto anni di teatro, ho cominciato proprio qui vicino a Vicolo Guaiferio, no? Al San Genesio, quindi io ho 45, sono 30 anni quasi di carriera, e bellissimo, quindi l'hai già detto, ho accompagnato un mito vivente, Lina Wertmüller dagli Oscar, ha voluto me perché ci ho lavorato in quattro produzioni,
ed è stato un momento del cinema italiano molto alto. Con Victor Victoria, con la Pivetti, stiamo facendo 180 repliche, oltre 100.000 spettatori, ho preso il premio a Venezia, ma è inutile parlare di me, che insomma io sono un personaggio salernitano, campano di cultura, internazionale di modo di fare della vita, quindi torno sempre volentieri a trovare degli amici giornalisti che come me, per esempio. Allora, tante esperienze differenti, dal teatro al cinema, anche una versione di attrice scrittore, ma qual è la tua dimensione reale, ma soprattutto quanto sforzo c'è dietro il mestiere dell'attore? Ho sofferto così tanto, anche se non sembra, in passato, che adesso ho il vento in poppa, quindi mi sembra che improvvisamente tu sia nato ieri. Invece se andate a vedere, ogni tanto mi chiamano e dicono: ma t'ho visto stanotte sul Rai 1 alle 2, un film, c'avevi 20 anni. E ora sì, con Banfi, sì, con Paolo Villaggio, sì, è così, ho fatto tante di quelle robe, quasi 100 lavori, più di 100, tra film, fiction, chi lo sa, chi mi ammazza, il destino. Anche questi anni. Ci vogliono 3 puntate. Ho scritto le mie memorie, quindi il libro ci sta. E sono cambiato dando una mano. Ho tolto me in prima persona, che è sempre meglio. In un periodo in cui siamo troppo protagonisti, mi sono messo un po' da parte e insegno con successo le mie masterclass a pochi eletti in tutta Europa, devo dire la verità, mi è capitato in Francia, a Napoli, New York anche. Quindi dare ai giovani è importante, in questo momento in cui io ho avuto dei grandi maestri, italiani, Albert Müller, appunto, diciamo prima inglesi, adesso vedo pochi maestri, non che io voglia mettermi al posto loro, però è importante ai ragazzi che me vedono una speranza, perché partito da Salerno, arrivato così lontano, è giusto che si faccia chiarezza. Ed ora è il momento invece di sfogliare insieme la nostra rubrica alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi in programma il film in uscita nazionale Frozen 2, il segreto di Arendelle della Walt Disney. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Si festeggia al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte sabato 7 dicembre, pomeriggio di festa in occasione del terzo anniversario dalla nascita del centro commerciale di Via dei Greci, il taglio della torta gigante ed ospiti speciali Tosca d'Aquino e Fabio Fulco. Tante novità imperdibili e tanto divertimento. Centro commerciale Le Cotoniere di Fratte in Via dei Greci. Natale all'insegna della famiglia, delle tradizioni e della solidarietà, quello in programma fino al 19 gennaio a Baronissi per la sesta edizione di Luci dell'Irno, Costellazioni Infinite, promossa dal Comune di Baronissi e cofinanziata dal Poco Turismo Campanio. Novità di grande suggestione, l'installazione del presepe dipinto del maestro Carotenuto in Villa Comunale, sempre visitabile. Fitto il programma di eventi con oltre 30 spettacoli in aula consiliare a Palazzo di Città, nelle chiese in tutte le frazioni. Presepi viventi dal 7 al 21 dicembre, laboratori presepi. Piali. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Salernitana impegnata in trasferta, ma ne parliamo tra pochissimo nella pagina dello sport, non prima però di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria e un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani.
a Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio, a Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Grande concorso Todis, dall'11 novembre all'8 dicembre, ogni 20 euro di spesa ricevi alle casse un biglietto gratta e vinci, e puoi vincere subito buoni sconto da 5 a 20 euro. Inoltre partecipi alla maxi estrazione finale di grandi premi, puoi vincere una Smart. E fino al 1 dicembre, arance Navel 2 kg 1,50 euro a rete, spalla di agnello 6,90 euro al chilo, spec del Cadore 99 centesimi letto. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed ancora calcio con la Cavese che domani sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Francavilla. La squadra metelliana va a caccia di punti per alimentare i sogni playoff. Sentiamo. Ma come la stiamo vivendo? È stata una settimana bella intensa, piena di lavoro, con qualche rammarico per due punti persi contro il Bisceglie. Quindi c'è una rabbia dentro per poter togliere un po' questa delusione. Siamo consapevoli di andare a fare una partita importante contro una squadra rognosa che è antipatica da poter affrontare. Quindi ci dobbiamo andare belli carichi. Intanto devo dire che comunque noi ci alleniamo sempre sul sintetico, campo piccolo anche noi, la domenica comunque poi giochiamo a Castellammare che è un campo sintetico. No, su quello che può essere la superficie non ci sono problemi. E quello che dobbiamo fare è che dobbiamo andare là cattivi, concentrati, arrabbiati, rognosi anche noi, perché anche dalle dichiarazioni che ho letto in questa settimana troveremo un ambientino un po' particolare, ambientino tra virgolette dico come squadra, è una squadra come il Francavilla che è arrabbiata, che non sta vivendo un buon momento, ma questo lo dicono solo i numeri, perché poi sappiamo che sulla carta c'ha dei giocatori che hanno delle rivalità importanti. No, ma noi abbiamo, sì, sono due attaccanti forti, perse, ma io credo che tutto il complesso sia una buona squadra, allenato anche da un bravissimo allenatore, molto preparato, e le sue squadre che comunque giocano un calcio molto sgorbutico da affrontare, molto buono. Io credo che noi dobbiamo rispettare il Francavilla, ma non lo teniamo, non lo temiamo assolutamente, lo sappiamo che è una buona squadra, ma noi andiamo a fare la nostra partita, stiamo vivendo un buon momento, ho detto c'è un po' di delusione perché magari col Bisceglie dovevamo avere due punti in più, però sappiamo di andare a affrontare una squadra dove però con le nostre armi possiamo metterle in difficoltà. Ed ora il basket, perché la Givova Scafati si prepara al match di domani pomeriggio al Palamangano contro la capolista Biella. La squadra di coach Perdighizzi cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta di Torino. Sentiamo. Riccardo Rossato, guardia della Givova Scafati, nello spogliatoio vi siete compattati, avete fatto fronte collettivo e comune per riuscire a risollevare le sorti di una stagione iniziata con un passo un po' balbettante. Per dare subito un segnale alla tifoseria, alla società, ma soprattutto al campionato, bisogna però provare ad imporsi domenica prossima in questo inedito orario delle ore 17 contro la capolista, l'Edinor Biella. Sì, subito dopo la partita di Torino abbiamo parlato, abbiamo capito quali sono i problemi da risolvere in immediato per cercare di riscattarsi subito domenica. Troviamo Biella che è la capolista, non sarà una partita facile, ma dobbiamo mandare subito un segnale forte a noi stessi prima di tutto, ai tifosi, alla società e al campionato. Un girone ovest con una classifica corta nella quale Biella per il momento primeggia, ma perché Biella a tuo giudizio è in vetta alla classifica?
Penso che sia una squadra che gioca in maniera molto intensa, una squadra molto giovane, che giocano un bel basket. Giocherà alle ore 17 con l'obiettivo di far avvicinare e far riportare al Palamangolo quanti più tifosi è possibile. Qual è la ricetta che nello spogliatoio avete studiato per creare di nuovo un forte legame con la tifoseria? Sì, vogliamo iniziare subito la partita forte e mostrare che è stato solo un caso, la partita di Torino, e insomma far vedere a tutti che siamo sul pezzo e vogliamo guadagnare questi due punti. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultima ora, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.